Buongiorno, oggi mi va di, insomma, chiacchierare un po', quindi niente, sono a Milano per un appuntamento di lavoro, ma sono arrivata un po' in anticipo, come al solito. Cioè, come al solito no, perché di solito sono anche spesso in ritardo, però non c'era traffico oggi in tangenziale, quindi ho fatto abbastanza presto e quindi non ho avuto problemi, diciamo. E qui è scoppiata l'estate, mamma mia, ci sono 27, no, quanti erano? Non mi ricordo neanche. Ah no, beh, 20 gradi e non sono ancora neanche le 10, perciò oggi la vedo grigia, farà molto caldo. Poi è pieno di pollini. C'è proprio una cosa vergognosa, sembra che stia nevicando per quanti pollini ci sono. Buongiorno. Tra l'altro mi è uscita proprio tutta uno sfogo praticamente. Non so se potete vedere qua, intorno alla bocca, ma mi fa, cioè è come se fosse una cicatrice, la pelle proprio mi tira quando apro un po' troppo la bocca, magari per mangiare o chissà cosa. Cioè mi tira, mi fa proprio male. Poi tutte le crosticine. Prima in realtà erano tipo brufoletti, c'era anche il pus dentro. E mamma mia, un male che non si può immaginare. Boh, mi è esploso proprio tutta questa specie di sfogo su gran parte del viso, perché anche qua sotto, qui. E poi mi era uscito anche qua, però adesso è andato via, grazie al cielo. E non lo so come mai, non ho idea. Boh. Spero che però passi in fretta, perché uno è fastidioso, perché mi dà fastidio, cioè mi prude, e cioè poi è brutto da vedere, cioè veramente sembra una lebbrosa. E niente, bene, quindi sono quasi le 10, quindi io mi avvio verso il posto dove devo andare, che è qui di fianco, però vabbè, inizio ad andare visto che l'appuntamento è alle 10. E ci vediamo dopo, un bacio! Bene, io ho fatto. Ora, bello vedere il volante, non so dove appoggiare il telefono. Navigatore messo e ora vado a casa e lavoro da casa oggi perché non ho altri appuntamenti. Ma devo volare perché mi scappa la pipì. Mi devo fare, aiuto! Se questo dietro di me si togliesse, perché mi ha un po' imbottigliato e non riesco a uscire, non sarebbe per niente male. E niente, adesso spero che non mi voli il telefono, perché altrimenti siamo nella cacca. Anche perché altrimenti mi vola via dal finestrino che ho aperto intelligentemente. Perché mi fa fare inversione? Sto imbecille di navigatore. Ma solo io posso avere un navigatore così stupido. Sperando che mo. Oh no, lo spazzino! Aiuto! Bueno, yeah, sono viva. Bene ragazzi, allora io vado a casa, ci vediamo dopo perché non voglio farvi venire il mal di mare, soprattutto anche perché sennò vedrete ogni tanto il volante passare davanti alla telecamera, il che non è molto indicato, ecco. Perciò a dopo. Adesso giro la spazzatura
e lo marcio a fare la pipì. Poi ho già fame, perciò non lo so. Penso che inizierò a pensare bene a cosa farò per pranzo, perché ho un po' di fame. Sì, intanto butto anche la spazzatura. Devo farvi vedere come funziona qua la spazzatura. Oddio, che sportellone. Porterò un po' al parco il cane, così se la corre un pochino. Oggi davano pioggia, però in realtà c'è il sole, fa anche caldo. Cioè in realtà davano temporale, però il cielo è abbastanza sereno, non mi sembra che sia un cielo da pioggia. Cioè fa caldo, perché comunque ci sono 20 gradi e mezzo, però c'è questo venticello, vedete che si muovono gli alberi, e è bello freschino, cioè molto piacevole, bellissimo. Vieni, bene, ora sto preparando il pranzo e faccio i carciofi. Li ho puliti, poi ci ho messo sale, un po' di olio, acqua, dado e copro. Faccio andare finché sono teneri. Ecco, mi sono seduta finalmente 5 minuti mentre finisco di preparare il pranzo. Oltre ai carciofi sto facendo le costine, 2 costine a testa, quindi poca cosa, e un po' di spezzatino, perché insomma era tantissimo che non mangiavamo carne e la carne insomma ogni tanto ci vuole. Ho sistemato anche un po', quindi ho portato giù spazzatura, ho portato giù, insomma, avevo già fatto un po' di cambio dell'armadio, quindi avevo ancora qui delle valigie, diciamo, con le cose invernali, le ho portate giù nella cantina e niente, diciamo, ho fatto un po' di cosino, ho sistemato un po', ho lavorato un po' da casa, quindi ho sistemato delle situazioni un po' complicate che si erano venute a creare con un cliente. E niente, adesso attendo che sia pronto, anche perché sto morendo di fame, l'una meno un quarto, io ho fame dalle 11 praticamente. Però insomma, per smorzare la fame prima mi sono mangiata un kiwi, giusto per tenere a bada lo stomaco, il leone che ruggente felino che viene fuori dal mio stomaco. E quindi aspettiamo che sia pronto. Bene, adesso ho mangiato. Ho riposato un po' e mi sto mettendo lo smalto. Oggi voglio mettere questo qua. Cioè voglio metterlo, sto già mettendo, ho già fatto la prima passata. Il Lasting Color Gel di Pupa. Però il numero... Ah sì, 013. Come base ho utilizzato la mia solita... se la trovo, eccola qua. La base attiva crescita di Pupa. E quindi niente, adesso mi metto lo smalto. Seconda passata fatta e adesso aspetto che si asciughi per mettere il top coat. Metto quello di Kiko del kit, nuovo kit in gel. Intanto guardo le vecchie puntate di Grey's Anatomy, quando il nostro dottor strano amore era ancora vivo. Che triste. Ecco qua, sono le 3:30, vado a prendere il mio bambino all'asilo, solo che non ho la macchina perché
l'ha tenuta mio marito per andare a lavorare e quindi mi faccio una bella passeggiatina. Speriamo che il piccolo cammini, non voglio stare in braccio tutto il tempo, anche perché la faticaccia. sembra che si stia nuvolando un pochettino, ma speriamo di no. E niente. Allora, ho preso il mio bambino all'asilo, solo che adesso ha voglia di patatine e succo di frutta, che chiaramente sto mettendo le mani sul microfono. Abbiamo finito a casa, quindi andiamo all'Eurospin a prenderli. Volevo andare al bar lui, ma al bar mi costano un occhio della testa. Ecco, lo stesso prezzo invece qua all'Eurospin, gli compro 6 perché di succhi di frutta, che poi lui mi richiede tutti i giorni, perciò andiamo qua. Dai, di qua amore, di qua. Vedi, tira sul cappello. È molto tosto. Prendiamo i succhi, vieni. Anzi, prendiamo questo. Vieni. Prendiamo anche il cappello. No, quelle le abbiamo già copiate a casa, vero? Sì. Eccomi rientrata a casa. Mamma, che caldo, ragazzi, non potete capire. Mi sembra ci sono 25-26 gradi. Fa troppo caldo. Allora, al supermercato ho preso il tè, i bricca di tè per il bambino, e gli ho preso le patatine, quelle tipo Fonsis. E poi ho preso i croccantini al cane che aveva finito. E basta, adesso mi sdraio un 5 minuti e poi vado a farmi una doccia perché fa troppo caldo. Si è tutto nuvolato il cielo, che tristezza. Però non danno pioggia per domani. Cioè, ho visto il meteo dal cellulare e danno pioggia per alle 11 di stasera, però basta, cioè solo alle 11 perché già mezzanotte danno sereno e domani danno un po' sole e nuvole, quindi non lo so. Guardate, adesso che mi sta andando via il fondotinta, tutto lo sfogo qua si vede adesso. Oh, che periodaccio. Ma io credo che sia dovuto al fatto cioè di ormoni anche. Non lo so. Questo tempo mi mette un po' di malinconia, forse, cioè non so neanche spiegarmi. Però non lo so, mi piacevano queste giornate con il sole che durava fino alle 8 di sera, comunque ti mettevano tranquillità, serenità, e invece nuvoloso così è un po' triste, non mi sconfinferà troppo, diciamo, ecco. Però vabbè, ci sono anche queste giornate chiaramente, quindi è così. Volevo farvi vedere il cielo. Beh, non fate caso alle mie zanzariere che si vedono solo loro, però vedete come si è tutto scurito. Questa è la visuale dal mio balconcino, dal mio Ah, ma guarda che sta già piovendo, vedete le gocce? Oh, piove proprio. Sì, è iniziato adesso a piovere. No, che tristezza. Questi sono i croccantini che compro io per il cane. Che riesco a tirare di fuori. Questi qua. E gli piacciono proprio, eh? Il mio bambino dice, mamma, c'è Romeo sulla confezione. Che poi non c'entra niente, perché quello è Romeo. Ciao. E questo è il cane. Beh, oddio, forse un po' ci assomiglia. Se vi faccio vedere quando apro i croccantini cosa succede.
Sì, già alzato. Dai, mio! Dai, mio! Neanche li ho messi, li sto già mangiando. Ma che buoni croccantini! Ma che buoni croccantini! Ma che buoni croccantini! Meglio? Ce ne ho buoni croccantini! Ce ne ho buoni! Dai, vai a mangiare i crocchini, vai! Dai! Vai a mangiare! Vai a mangiare i croccantini! Vuoi mangiare? Ma c'è? Visto, gli piacciono proprio i croccantini al mio cagnaccio. Passerebbe tutto il giorno a mangiare i croccantini. E mi guarda anche mentre li mangia, come per dire grazie mammina che mi compro i croccantini, lo sai come mi piacciono tanto. Allora adesso voi vedrete un piatto di plastica lì, perché adesso gli devo mettere il cibo lì, ma lui avrebbe la sua ciotola, quella lì rossa, ma non ci vuole più mangiare, ci vuole mangiare nel piatto di plastica. Gli ho messo il cibo lì nella ciotola rossa e non lo mangia, lo travaso nel piatto di plastica e se la mangia. Cioè ditemi voi se io non ho un cane stupido, preferisce mangiare nel piatto di carta che nella sua ciotola. Ma vabbè, solo io posso avere un cane così imbrecillo. A volte dicono tale cane tale padrone, ma in questo caso direi proprio di no. Comunque, qui c'ho ancora tutti i piatti da lavare dal pranzo, direi che devo farlo. Bene, allora vado a lavare i piatti. Ecco fatto, ho attaccato la lavastoviglie, dato una sistemata qui e alla cucina. E anche questa è fatta. Non sono bravissima. Intanto c'è l'arte dei pazzi, 5 minuti fa pioveva e adesso non piove più. Cioè ha piovuto per circa mezzo secondo, cioè rendiamoci conto, non piove più. Ma ci sarà stata la nuvola di Fantozzi, cosa vi devo dire? Ma questo è il bello della primavera, o almeno questo è quello che si dice. Ok, sempre per l'alzare dei pazzi, ora sta diluviando, spero che vediate, e c'è il temporale, perciò. Oh. Ma che brutto tempo. Forse di là si vede bene, qui dove c'è il nero. Ecco. Cioè veramente, stiamo scherzando? Cioè è assurdo. Come al solito sto tenendo sempre la mano sul microfono, quindi no vabbè. Intelligentissima come cosa. Uffa. Vabbè, io intanto mi consolo guardandomi molto bene sulla real time e mi faccio venire l'acquolina in bocca, una fame boia, e stasera io dovrei mangiarmi solo l'insalata. Ciao Miriam! Allora, come al solito, mi sono struccata e adesso sono spaparanzata sul divano pronta per vedermi le tre rose di Eva e poi vado a nanna, insomma, praticamente l'ho detto che mi sono struccata. Non capisco più niente, vabbè, fatto sta, mi sono struccata. E niente, sono abbastanza stanca oggi e boh,
Sono le 8:30, quindi io vi do la buonanotte adesso perché rischio di addormentarmi sul divano mentre guardo le tre rose di Eva, perciò rischio di non salutarvi. Scusate il buio, ma non ho la minima intenzione di alzarmi per accendere la luce, quindi questa è l'unica luce che c'è ed è quella della televisione. Quindi vi do un bacione, buonanotte.